Gran pienone ieri pomeriggio alle ciminiere per la convention di Silvio Berlusconi a Catania dopo 9 anni a sostegno della candidatura di Nello Musumeci a presidente della regione. In prima fila accanto alla compagna Francesca Pascale e diversi esponenti siciliani di Forza Italia. Musumeci è garanzia di onestà, trasparenza e competenza, ha detto Berlusconi, presentando anche il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miciche, il candidato vicepresidente Gaetano Armao e il candidato assessore Vittorio Sgarbi. Al centro del suo discorso la lotta alla criminalità organizzata, il ponte sullo stretto, l'eliminazione del bollo auto, il dimezzamento della tassazione per favorire la nascita di imprese di donne e giovani, l'eliminazione delle tasse per alcuni anni alle start-up, ma anche i siciliani che andati via decidono di tornare, creare nuovi porti turistici, far ripartire i cantieri. Quindi il ricordo dell'ex sindaco di Catania Umberto Scapagnini, suo amico e medico personale, e l'invito a pregare Sant'Agata nei prossimi 2 giorni. E sul Movimento 5 Stelle, i siciliani non potranno accettare di essere dominati dal Movimento 5 Stelle dopo le tante dominazioni subite nei secoli. Sono persone senza arte né parte che si sono trovate per caso a ricoprire cariche come quella di vicepresidente della Camera. Sono pauperisti e giustizialisti, ha aggiunto l'ex premier, che ha concluso la serata catanese a cena alla trattoria del Cavaliere, insieme, tra gli altri, al leader della Lega Matteo Salvini e alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Avete avuto gli ostrogoti, i bizantini, i musulmani, gli svevi, i normanni, gli angioini, gli aragonesi e poi i Savoia, col regno di Savoia del 1860. E quello che mi domandavo io venendo qui, ma non è che dopo tutte queste nobili dominazioni volete arrivare a farvi dominare da un certo Grillo dei 5 Stelle? Sono personaggi veramente incredibili. Pensate che i loro parlamentari dell'86% non hanno mai fatto una dichiarazione dei redditi, quindi non hanno mai lavorato. Un mio amico medico mi disse: ti faccio sorridere, io abito, come sai, in una casa di 5 piani ancora senza l'ascensore. Lunedì sono sceso, dal 4° piano in giù c'erano tutte le scale piene di cose, c'era stata una festa di ragazzi al 4° piano, normalmente noi trovavamo sempre le scale pulitissime, finché arrivo giù e vedo che la portineria è chiusa. E vedo un cartello e sul cartello c'è scritto: portineria chiusa per impegni parlamentari della portiera. Questi signori sono quelli che lavorano nei 5 Stelle.